Personal parere, l'utilizzo di una semplice fotocamera e videocamera in 3D entry level, quale tipicamente la Sony Bloggy, permette in maniera semplice di avere in rete dei filmati in tre dimensioni, se non visualizzabili su un televisore in 3D, sono visualizzabili su un display in forma di anaglifo, grazie all'opportunità data dalla Google YouTube. La composizione delle immagini, per quanto concerne i filmati, si possono attuare tipicamente con il programma Magic, mentre per le foto, almeno quanto faccio io, si possono trasformare in anaglifo attraverso un programma gratuito trovato in rete, capace di ricavare da immagini con codifica MPO in anaglifo. Vi saluto.